sacro e dove esistono necropoli dell'età che è un sito SIC, che significa un sito di interesse comunitario, ed è fa parte della rete Natura della provincia di Reggio Calabria. Allora, che senso ha andare a fare uno scempio del genere in un posto che deve invece conservare questa sua impronta di naturalità e queste specificità? Io non la voglio fare lunga per dire che cosa ha significato Agnana nella storia, che cosa ha significato nell'archeologia, che cosa significa anche per le sue risorse termali. Qui abbiamo una stazione di terme Salso-Joli. Agnana è stato il centro minerario più importante del Regno di Napoli, tanto da far venire Ferdinando II di Borbone qui a visitare le cave di Agnana. E sono state quelle che hanno fornito il carbone per far viaggiare il primo treno che si è mosso sulla linea ferrata Napoli-Portici. E la linea ferrata Roma-Frascati è stata costruita con il carbone di Agnana. Adesso noi vogliamo cancellare tutto questo mettendo 5 giganti eolici che non daranno a questa comunità neanche un centesimo di beneficio, perché tutta l'energia prodotta verrebbe attraverso un elettrodotto che andrà a fare scempio anche di un altro territorio, perché passerebbe nel territorio di Salvi, dove ci sono delle necropoli dell'età del ferro, per portare l'energia alla stazione di accumulo a Siderno. Allora, perché noi movimenti ambientalisti, e ci tengo a dire, noi non siamo gli ambientalisti del no a prescindere, noi siamo ambientalisti che vogliamo che il nostro territorio venga conservato, perché vogliamo sfruttarlo soprattutto per il turismo naturalistico, che in questo momento c'è una grande richiesta, e non possiamo giocarci questa carta dando la possibilità a chiunque di venire qui e colonizzare il nostro territorio. Visto che sei stato interrotto proprio nel momento in cui stai dedicando il messaggio finale, stai dedicando che ti vedessi di nuovo la sensazione. Buonasera, sono spiacente per quello che è successo. Mi dispiace, mi chiedo scusa. Tu non lo vedevo, dico. Volevo esprimere le mie considerazioni in merito al parco eolico di cui si sta parlando. Quello che mi preoccupa riguarda la tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e dell'ambiente, soprattutto nell'interesse delle generazioni future. Si opta per le pale eoliche o altre fonti rinnovabili in modo da raggiungere entro il 2050 gli obiettivi fissati dall'Europa. Fissate dall'Europa Green Deal europeo. Però è importante ricordare che tra questi obiettivi è presente anche la necessità di creare e salvaguardare i nostri ecosistemi, soprattutto piantando alberi. La Commissione europea qualche anno fa ha lanciato l'iniziativa di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030. Potrebbero esserci, ad esempio, le politiche che stanno attuando le metropoli europee, che, essendo prive di spazi verdi, si stanno riprogettando in un'ottica più green. Noi abbiamo già la materia prima e la natura, invece di sradicarla, può essere curata e tutelata in modo che il nostro territorio può essere considerato come il polmone verde dell'Italia e dell'Europa. Aggiungo che queste pale eoliche entro 20 anni, 30, dovranno essere smaltite. Non si sa come le smaltiranno, c'è forse un'impresa in Spagna, non si sa come va a smaltirle. Quindi, quando queste pale non funzioneranno più, ce li lasceranno qua e noi non abbiamo avuto nessun beneficio, perché, come dicevo prima, l'energia prodotta va al nord.
E allora perché vengono a deturpare il nostro territorio? A questo noi non ci stiamo. Grazie. Come al solito, chi vuole parlare può parlare, no? Anche se qualcuno è contrario, questa deve essere un'assemblea convocata proprio per confrontarsi con tutti. Quindi noi, tra virgolette, tenete conto che noi abbiamo scoperto questo proprio a Salerno il 20 e 21 di agosto. Nel senso che sono quelle cose che poi finiscono improvvisamente, nessuno viene informato, e quindi abbiamo cercato di muoverci per vedere in qualche modo che la discussione venga fuori. Tra l'altro, adesso lo diciamo scherzosamente, casualmente abbiamo chiesto una sala che è rimasta occupata, ma io credo che questo bel uomo va anche benissimo la discussione, anzi è più bello perché trovarsi qui in un posto come Agnara, sotto un albero, la bellezza davanti a noi, pensare che possa arrivare un impianto eolico, che è distruttivo, perché poi possiamo fare qualsiasi discorso che vogliamo, no? Cioè, tutte queste cose hanno senso quando hanno un impatto positivo e non lasciano residui. Di sicuro la zona dove viene installato è una zona di tipo antico. Monte Ginara, non lo conoscete meglio di me, a virgolette, ci sono residui del 300 secolo. Non stiamo parlando di un posto nel deserto del Messico, nel deserto del Sahara, qui stiamo parlando di una zona in cui è possibile creare sviluppo in modo diverso. Lo diciamo perché è la cosa che più ci sorprende, ma noi stiamo cercando di capire il senso di questo scelto. Lo dico, non ha un senso, l'ha detto prima Arturo, quindi non mi dilungo. In Calabria c'è la possibilità di due cose. In realtà dove vanno a impiantare queste paleoliche ci sono un sacco di soggetti, non lo dico io perché non sono venuto mai a Lagnaro lì, ci sono, basta andarsi a vedere il progetto, lì ci sono delle terre, soggetti, 3-4 soggetti che cala l'acqua sotterranea. Allora, volendo si potrebbe anche utilizzare questo, da ragionare perché qualsiasi impianto si fa, però abbiamo altre opportunità, abbiamo il solo, voglio dire, no? Ognuno di noi potrebbe mettere delle cellule fotovoltaiche sul proprio tetto, che creano meno problemi, è una produzione locale, si evita di attraversare i territori, di rompere le strade, perché bisogna fare le strade. Voi vi immaginate, ogni singola, allora ci sono 5 torri, scusate se uno poi si lunga perché le scorse sono molto grandi, ci sono 5 torri, posizionati in 5 diversi posti, verranno collegati tra di loro. Ogni torre ha 3 pale collegate di loro che produrranno 6 megawatt. Se tenete conto che sia un triangolo, dall'altezza sono 140 metri la distanza, diciamo, massima tra le pale. Si posizionano a 120 metri, posso fare qualche errore, però indicativamente si arriva a 200 metri di altezza sul suolo della montagna. Io non so quanto è alto il Monte Muto, lo dico la mia ignoranza, no? Ma fra poco ci metteremo a confrontare la bellezza di queste pale e la bruttezza del Monte Mutolo, perché a questo punto uno dice se queste sono le bellezze che ci vengono sul territorio, quelle che non abbiamo. Abbiamo le famose Dolomiti del sud, a Calma, abbiamo queste reste architettoniche, archeologiche, abbiamo la storia, come diceva Arturo. Perché le creiamo? Perché c'è un'invasione, veramente un'invasione delle società sostanzialmente del nord. Io fino adesso, quando vado a questi progetti, non ho visto ancora, lo dico onestamente, una società, posso sbagliare, non ne discuto, posso fare delle donne, però sono tutte società che sono collocate al nord. Questa che conosciamo noi, abbiamo dovuto studiarla, al momento ci risulta che c'è un fatturato di meno 39 nel 2021-22, non vorrei sbagliare, 2022, meno 39.000 euro. Questa società è stata creata a dicembre del 2021, è stata creata a dicembre del 2021, progetto presentato a giugno del 2022, quindi non si capisce, ne ha presentato lo stesso con una lieve variazione, perché sono stessa via, tanta volta, e
un'altra società la sta creando a Tirioro, quindi si sta creando in questa zona tanti impianti che poi uno si dice ma cosa serve? La Calabria invasa, un altro lo stanno facendo, mi ha detto, a Rossano Cala, sapete che nel Catanzarese c'è un sacco di queste cose, quindi si può capire. E allora io dico, ma in Calabria il sole lo mettiamo solo per metterci il sole, per diventare neri, cioè non si sa capire perché la nostra regione continua ad accettare questa impostazione di energie che creano più problemi. L'ultima che sono inventati, ma cosa parla? Ci abbiamo anche la proposta del rigassificatore a Gioia Tauro, no? Ora, non so se lo sapete, ma a Vado si stanno opponendo, perché sembra che il rigassificatore che deve sorgere nel mare di Livorno non lo vogliono, lo vogliono spostare a Vado Ligure. 9 anni fa hanno chiuso una centrale termoelettrica, l'hanno proprio bloccata, l'hanno chiusa, proprio perché creava dei problemi. Adesso vogliono mettere un rigassificatore in quella zona. Giustamente, i cittadini di quella zona si sono opposti. Settimana fa hanno fatto un bel corteo di 15.000 km sul mare, perché le bellezze che hanno anche lì non si possono distruggere con un impianto a fare. Quindi, perché qui? Perché ho chiuso? Perché la regione accetta e subisce questa impostazione? È convinto che aiutano l'economia calabrese. I soldi di questa società finiranno a Milano, perché la sede, la società a Milano, non è qui. Cadono, non so quanto gli daranno, non so quale percentuale gli daranno. Nel 2007 il progetto prevedeva l'1,5% di fatturato di produzione annua, se ti ricordi, no? Se dici tu, 1,5%. Dopodiché, chiaramente, danno i famosi certificati verdi, che erano, scusate che uso delle parole, c'è una presa per i fondelli. Perché i certificati verdi adesso non ci sono più. Significava che tu potevi vendere ad altre persone che inquinavano, perché quella scelta era questo, questa possibilità che tu ti sei venuto, ti facevi pagare l'inquinamento con gli altri facendo fornire i soldi perché tu hai messo una centrale ecologica. Per fortuna le hanno tolti, perché quelle cose fanno ridere, no? C'è una situazione in cui uno non riesce a capire cose, io non riesco certe volte, cioè io vengo la Marte e poi scherzo certe volte. Ma è possibile che la capacità, in una fase come diceva Arturo prima, in cui tutti cercano di provare di lavorare per un'ecologia pulita, perché il problema grosso, io non sono contro l'eolico se non potesse dei problemi. Di sicuro è meglio della centrale termoelettrica a gas, è meglio di quella a carbone, perché questo è chiaro che vogliamo. Ne abbiamo 4 in Calabria. Ci sono 4 di questo tipo in Calabria. Questa non sostituisce niente, questa si aggiunge. Perché uno gli direbbe, vabbè, chiudiamo uno, ci mettiamo questo, ci sono meno problemi, andrebbe bene. No, no, in Calabria si continua ad aggiungere energia su energia, rovinando tutti i territori. Allora noi su questo volevamo discutere, lo dico serenamente, con tutti i sindaci della zona. Noi abbiamo inviato un sacco di informazioni, abbiamo mandato, tanto per intendersi, a 38 ENI, regione, comune e cose, le nostre osservazioni come comitato di Siderno, insieme all'osservatorio ambientale, ma facendo riferimento anche al contributo di Agnana, del Sergiano. Noi abbiamo dato le nostre osservazioni a 38 anni. Abbiamo capito, al momento abbiamo avuto una risposta positiva della struttura archeologica della regione Calabria, che ha ricordato, noi lo leggiamo così, che ha cercato di ricordare agli altri che noi abbiamo fatto le osservazioni, perché spesso queste cose non ne vengono fuori. Noi abbiamo invitato, compreso ieri sera, ricordato che è cambiato la piazza, noi abbiamo invitato la città metropolitana, abbiamo invitato il delegato della città metropolitana di Reggio Calabria, abbiamo inviato anche un invito per correttezza all'assessore Minnella dell'ambiente, abbiamo invitato al sindaco la terza volta, è stato contattato telefonicamente. E noi abbiamo cercato di fare realmente con chi deve decidere di spiegarsi perché facciano queste scelte. Sbagliamo noi, è anche possibile. Noi non siamo, diciamo, delle persone che possono sbagliare, tutti possono sbagliare. Però su questo, i cittadini di Agnana devono essere coinvolti. Non è la loro, i cittadini di Calabria, di
di Agnano, come quello di Siderno, come quelli di Mammola, su cui passeranno le strade, sono delle pale di 75 metri ognuno. Ora provate a immaginare come è possibile spostare su questo territorio, con questo finisco, queste pale. Arriveranno con gli aerei, arriveranno con i droni. Dove passano? Cioè, qui si dice che voi provate a immaginare 75 metri una carovana unica che deve essere collegata, perché le pale non sono smontate, le pale sono uniche. Ci sono la bellezza di 3 per 15 pale che deve essere scritte qua. Ci guadagnerà il territorio? Noi siamo convinti di no. Vogliamo veramente che qui a sud ci sia la bellezza, vogliamo che a sud diventi ecologica, vogliamo che a sud si crea ricchezza, ma la ricchezza non si crea con l'energia che porta di sangue. Io mi prometto che, siccome il consigliere ha detto una cosa a proposito di che le pale eoliche, che speriamo non vengano installate, tra 20 anni dovranno essere smaltite. Volevo ricordare a chi non se lo ricorda come sono stati smaltiti i tralicci dell'alta tensione che collegava la Sicilia con la Calabria. Quando l'Enel ha fatto il tunnel sottomarino e ha portato la linea sottomarina e ha portato la corrente per altra via, bisognava smontare questi tralicci. Allora che cosa si sono inventati? Li hanno regalati ai comuni. E i comuni si sono presi in carico questi tralicci che, grazie al fatto che non c'è manutenzione, al fatto che si tratta di un posto dove la salinità è molto alta, piano piano questi ferri vecchi dovranno essere smaltiti a spese della comunità. Questa è una delle cose che volevo dire a proposito dello smaltimento. Ma noi speriamo che non ci sia questa necessità. Anche perché questo è stato il primo momento in cui è stato fatto ad Agnano in maniera significativa, perché queste torri eoliche dovrebbero insistere sul territorio di Agnano. Io, guardate, vi inviterei a fare una passeggiata. C'è una bellissima strada che porta verso Monte Guardia, che è un bellissimo masso di calcare, dove c'è un inghiottitoio che purtroppo per un crollo non è più ispezionabile. Ma poi, andando più avanti, c'è una formazione rocciosa di arenaria che si chiama Alzamagna, e poi Monte Tripetita, dove dovrebbe cominciare questo calvario delle pale eoliche. Guardate, sono dei posti veramente di una bellezza straordinaria, selvaggia ma straordinaria, anche perché c'è la visuale dell'intera vallata, che vi ricordo che la vallata del Novito e Montemutolo fa parte della rete dei siti natura della provincia di Reggio Calabria, e soprattutto è un territorio che ha molto da offrire da questo punto di vista, quindi speriamo che non venga sprecato. A questo punto io vedo che ci sono delle persone che potrebbero, cioè, l'avvocato Anna Romeo, se si vuole avvicinare, così dire, e poi inviterei anche Gioacchino Briaco, perché lui ha detto la sua sui social a questo punto. Buonasera. Innanzitutto ringrazio i presenti, perché effettivamente, ecco, l'idea di Caterina di fare questa, organizzare questa riunione qui, devo dire, è stata un'idea positiva, perché c'è il riscontro, c'è la partecipazione, e quindi vuol dire che andava fatta qui, che abbiamo fatto bene a scegliere di venire ad Agnana. Ora, il problema è noi non siamo quelli del no, cioè non siamo quelli del no politico, il no ad oltranza, il no a tutti i costi. Noi siamo quelli che vogliamo salvaguardare e tutelare l'ambiente da un lato, e creare, attraverso la salvaguardia dell'ambiente, creare progresso nella nostra zona, nel nostro territorio. E quindi ci battiamo contro tutte quelle iniziative che si prospettano e si presentano come delle iniziative straordinarie che danno chissà quale promessa di sviluppo,
e che poi invece si rivelano dei flop terribili che insabbiano ancora di più il nostro territorio. E una di queste prove tangibili ce l'abbiamo a Siderno con l'impianto di smaltimento dei rifiuti. 20 anni fa, nel 2002, c'è stata una battaglia indescrivibile al Consiglio Comunale di Siderno, perché soltanto l'opposizione non voleva questo impianto e soltanto l'opposizione aveva intuito i danni che avrebbe provocato. Invece no, invece la maggioranza dell'epoca l'ha voluto perché sono state promesse delle cose straordinarie, un progresso straordinario, tantissimi posti di lavoro che non ci sono stati, perché poi i posti di lavoro si sono ridotti a 4, 5, 6, non di più, e quindi noi ci siamo tenuti l'impianto con tutti i disagi, con tutta la puzza, scusatemi, abbiamo rovinato una delle parti più belle del nostro territorio, della nostra Siderno, per cosa? Per soggiacere alla subalternità secondo cui i nostri politici regionali, provinciali, eccetera, di volta in volta si piegano a questa. Ora, questa delle pale è un altro caso del genere, cioè quale progresso ci porta? Quale tornaconto noi avremo? Quale utilità avrà il nostro territorio? Noi dobbiamo necessariamente concentrarci su tutto ciò che ci fa crescere, su tutto ciò che non ci fa andare via, su tutto ciò che consente il progresso di questa terra, che ci consente di non, come dire, di bloccare lo spopolamento di questa terra, che è la piaga principale, perché se voi vedete oramai non soltanto i piccoli centri quali Agnana, che so, Mammola, San Giovanni, Gerace, Grotterie, eccetera, ma anche i centri più grossi, Siderno si sta spopolando, Locri si sta spopolando, cioè oramai il nostro territorio è un territorio che se non trova la palla per organizzare uno sviluppo concertato tra tutti i comuni, tra tutti soggetti interessati, è un territorio che è destinato a morire. E questa è la politica, purtroppo, della provincia, della regione, dei politici di turno, che siano di destra o di sinistra, stranamente vedono la Locri da sempre come un territorio di riserva, ecco, un territorio su cui. Prova ne sia di questo discorso il fatto che noi stasera abbiamo invitato tutti i soggetti politici e le istituzioni presenti nella nostra regione, a partire dal Presidente della Regione, all'Assessore regionale all'ambiente. Tu fai spallucce, non può venire perché è troppo impegnato. Benissimo. E vabbè, allora. Tutti i gruppi parlamentari della regione, la città metropolitana e poi per arrivare via via ai sindaci di Siderno, di Locri, di Siderno, di Mammola e di Agnana, che dovranno esprimere il parere su questo coso, i quali, devo dire la verità, io ho avuto il contatto soltanto con il sindaco di Agnana, il quale mi ha annunciato che non sarebbe né lui e né i suoi consiglieri. Però se non altro vi dirò, ha avuto l'educazione e il buon senso di prendere il telefono e di dire: vedi che non vengo perché ho questa posizione. Gli altri due sindaci, compreso il sindaco di Siderno, non solo non hanno risposto, ma non hanno neanche richiamato. Questo per dire che queste nostre associazioni si parte dal basso per cercare di frenare dei processi che sono, diciamo, negativi per la nostra comunità, e si parte sempre dal basso per cercare invece di avviare dei processi che possano
farci crescere. E come si cresce? Si cresce stando assieme, si cresce senza formare compartimenti stagno di qua e di là, piccole comunità che per numero, non per capacità o per intelligenze o per competenze, ma per numero non possono incidere. Se invece facciamo squadra e siamo tutti assieme, ragioniamo insieme su una possibilità, su un possibile progetto di sviluppo, io credo che ce la possiamo fare. Quindi, questo è un primo incontro. Qual è, secondo me, come dobbiamo uscire da questa assemblea? Secondo me dobbiamo uscire chiedendo, insistendo ancora una volta, con le istituzioni, quindi con i sindaci innanzitutto, e poi con gli assessori metropolitani, perché si facciano ulteriori incontri e si ragioni su queste tematiche. Aggiungo e chiudo che sulle paleoliche, qual è stata la trovata? È stata la stessa trovata dell'impianto di separazione di Siderno. È arrivato questa proposta, questo progetto è stato stranamente depositato quando ad agosto, nel pieno di agosto, quando non c'è nessuno in regione, non c'è nessuno dei comuni, quando ci sono 40 gradi e cerchiamo tutti quanti di riposarci un po'. Soltanto le persone, insomma, più attente riescono a carpire questi provvedimenti, questi procedimenti amministrativi che si aprono, e noi ci siamo accorti e così abbiamo mandato subito le nostre osservazioni, per dire attenzione, noi ci siamo, abbiamo preso atto e vi mandiamo le osservazioni. Ma adesso devono mandare i pareri sindaci dei comuni di Agnano, Mammola e di Siderno, e quindi secondo me una maggiore attenzione dovrebbero averla, e noi dovremmo fare un po' da pungolo perché questi vogliano quantomeno che si siedano con noi a parlare, la verità così, perché se no non arriveremo mai a un punto. Cioè, lo spopolamento non è un fatto casuale. Sapete quant'è la diaspora calabrese nel mondo? Dati ufficiali tra i 9 e i 10 milioni. Cioè, 9 e 10 milioni di calabresi sono già andati. Siamo un milione e qualcosa qua, quindi significa che noi siamo già andati via. Lo facciamo da più di un secolo. Io per tanto tempo mi chiedevo, ma che se ne faranno di una terra dopo che l'avranno spopolata? Quindi noi siamo stati una terra di servizio per l'elemento umano, cioè i nostri sono andati dappertutto ad arricchire, a far crescere altri posti, altri contesti. Beh, e di questa terra svuotata adesso fanno una terra di servizio nel senso di l'elemento umano ce lo siamo già preso. Adesso ci prendiamo proprio l'elemento materiale della terra, quindi noi produciamo un'energia che non serve a voi, che non diamo a voi, che non abbatte la bolletta a voi, ma serve sempre a quella prospettiva che sta al nord e a occidente, che prima si è risucchiata la nostra vita, adesso si risucchia l'energia della nostra terra. A noi questa cosa non serve per nulla, quindi questa cosa bisogna dire, non è che noi siamo contro la modernità, siamo per la povertà, siamo contro questo famigerato progresso. No, siamo contro l'impoverimento della nostra terra, contro lo scippo che si fa della nostra terra. C'è una classe dirigente, al di là dei colori politici, perché è uguale, no? Si alternano, ma l'andazzo è sempre uguale, che si presta a questa, che è un'operazione di svendita. Quindi tra di noi dobbiamo sapere che ci svendono da moltissimi decenni, svendono tutti, chi c'è e chi non c'è in questa terra, al di là del mestiere che ognuno di noi fa. E vi dico un'altra cosa, guardate che non siete fuori dalle regole se protestate, perché ci spaventano in ogni modo. E il diritto supremo, il diritto di natura, e il diritto di natura dice che la prima cosa da difendere è appunto l'ambiente, questa madre terra.
terra. Quindi fare qualcosa a difesa della terra significa stare nelle regole, non essere al di fuori dalle regole. Quindi non vi spaventate, non fate cose eversive, non vi verranno ad arrestare. Qua è un momento fondamentale, quello che accadrà qua, se non si argina lo scempio che arriverà qua, proseguirà dappertutto, come è già successo, no? Noi abbiamo girato, voi girate, se andate fin sotto Napoli, oramai è tutto così, no? Poi si è passati da impianti che andavano a una certa altezza e adesso senza remore si arriva ad impianti altissimi, anzi senza remore oggi si dice che questa terra diventa un hub energetico, significa che l'ultimo milione che resta se ne andrà. Tanto per fare un altro esempio, negli ultimi 10 anni, dati certi, sono andati via 100.000 ragazzi. Se nei prossimi 10 anni andranno via altri 100.000 ragazzi, noi saremo finiti come civiltà. Quindi siamo di fronte a questo tipo di lotta, se esistere o non esistere. Di fronte a questo, chi si volta dall'altro lato, chi non si interessa, chi non partecipa, è uguale a quelli che magari qualche ritorno economico ce l'hanno e ci stanno svendendo. Quindi questo è il concetto. C'è qualcuno che ci svende, qua ci guardiamo in faccia e diciamo: ci stiamo a farci svendere o non ci stiamo? Se non ci stiamo, dobbiamo vedere di attuare quelle che sono le lotte necessarie secondo un diritto di natura. Quindi tutte le altre cose che vi dicono sono chiacchiere. Questo impianto sarà solo spregio, non porterà nulla, come non ha portato niente in nessun posto dove impianti del genere o di diverso tipo sono stati fatti. Io non sono in forma assolutamente stasera, però volevo venire per dire questa cosa. Non faccio un favore ad Agnana venendo qua, faccio un favore a me stesso, cioè è la responsabilità che ognuno di noi si deve prendere. Ripeto, qualunque mestiere faccia, persino quelli che hanno una divisa, hanno il dovere di difendere la nostra terra, che al momento conclusivo, superato questo baluardo, non avremo più nulla da difendere, niente per cui lottare. Tutte le altre battaglie saranno battaglie di retro. Grazie. Io volevo dire che sono stati avvisati i sindaci, qualcuno ha risposto, però devono ricordare che rappresentano le comunità e per cui si devono interessare alle loro comunità, non fare orecchio da mercato. Questo, grazie. Adesso se c'è qualcuno che vuole ancora aggiungere qualche cosa, prego. Buonasera a tutti e a tutte, sono Oreste Montebello, rappresento con altri amici, altri compagni che sono qui, sono venuti ad Agnana, il Movimento Terra e Libertà Calabria. Noi nasciamo come movimento di base, forse per questo voglio rispondere un attimo, aggiungere una cosa a quello che diceva la tua. Non è importante forse avere gli amministratori regionali, provinciali o comunali, ce l'aspettavamo, siamo sempre aspettato, però i movimenti partono comunque sempre dal basso. Terra e Libertà Calabria nasce da un sentimento di conservazione del nostro ambiente, sia che sia montano, che sia costiero, che sia offshore, perché questa è un'altra delle frontiere che la Regione Calabria sta per affrontare, e nasce da un'esigenza appunto della conservazione. Siamo nati facendo una grande manifestazione a San Vito sullo Ionio, dove già esiste un parco eolico anche abbastanza importante, che unisce, se volete, sulla dorsale ionica il parco, non mi piace chiamarlo parco, diciamo l'impianto eolico, perché per me il parco e per noi il parco è tutt'altro. Gli impianti eolici che stanno sul comune di San Sostene, sul comune di San Vito,
sul comune di Vena di Maida, insomma tutta la dorsale delle preserve, se guardate sulla sinistra scendendo, andando verso, verso il nord, troverete sulle montagne tantissime paleoliche. Le paleoliche come fanno ad arrivare là sopra? Non costruiscono autostrade, abbattono alberi, creano delle strade su vecchi sentieri che venivano utilizzate dai nostri, dei nostri antenati per unire le coste, per unire i poderi, erano delle antiche strade mulattiere che vengono completamente allargate con dei mezzi che si chiamano apripista, sono delle ruspe molto grandi. Prima di arrivare a questo, logicamente, si arriva all'abbattimento dei boschi. E diversi ettari di boschi su quelle zone sono state abbattute e ora finalmente hanno creato, come loro sostengono, questo parco eolico che tra altre cose vuole essere inserito all'interno dei sentieri naturalistici, perché al di sotto delle pale eoliche sussistono, almeno per quello che riguarda i parchi, gli impianti eolici della zona di San Sostene, esistono anche addirittura dei percorsi che sono marcati di bianco e rosso, quindi dei percorsi escursionistici. Ci danno anche la possibilità di poter credere che quello che stanno facendo ha una ricaduta naturalistica. Chiaramente non voglio accennare alla ricaduta occupazionale, perché ne è stato già parlato, ne è stato già detto. La ricaduta occupazionale sul territorio che più conosco è stata veramente minima. Poche assunzioni, manutenzione, poi logicamente la gestione viene lasciata alle multinazionali, che sì hanno una nuova sede magari nel Nord Italia, però diciamo che sono transnazionali, sono delle multinazionali che attivano i loro canali spesso nascosti da sindaci che sono conniventi, da sindaci che pestano il tricolore e addirittura da sindaci che sono avvocati ambientalisti, che prendono anche dei premi per quello che hanno fatto, perché hanno agevolato la transizione ecologica, e in questo momento la transizione ecologica sembra che sia la panacea per tutti i mali di questa nazione. In più ci si è messa anche la guerra, per cui abbiamo una necessità incredibile di poter avere energia. Chiaramente l'energia che viene prodotta sulle nostre montagne non è un'energia che viene all'interno dei nostri contatori, anzi assolutissimamente, cioè aumentano la fattura commerciale, nonostante abbiamo questa presunta ricchezza. Il dato positivo di tutte queste azioni che vengono organizzate insieme da un manipolo importante di politici e amministratori, che nascono i movimenti. I movimenti in Calabria sono nati già da diverso tempo, si aggiungono oltre al vostro, noi abbiamo accettato questo invito su Agnana perché pensiamo che comunque sia necessario riuscire a vederci, a contare l'uno sull'altra per organizzare un minimo di resistenza non passiva, resistenza attiva, fatta di parole, democraticamente attiva, dove anche le voci di dissenso possono avere un ruolo. Sinceramente, quando c'è stato l'intervento di quel cittadino di Agnana, immagino che sia di Agnana, sono rimasto anche un po' colpito, perché comunque quel dissenso, che sia personale o che sia politico, sia una posizione, esprime una posizione. Sarebbe riuscire a capire che tipo di posizione c'ha il Signore, come c'hanno anche tante altre persone. Vi posso garantire che il dissenso che viene espresso spesso dai cittadini è una cosa anche abbastanza triste. Scappiamo da questa terra, magari se c'è l'impianto eolico riusciamo a lavorare. Per quanto tempo riescono a lavorare i nostri figli sull'impianto eolico? Quante aziende che fanno movimentazione terra lavorano con l'impianto eolico? Quanti ruspisti, quanti tagliaboschi, eccetera, eccetera. Una volta che il bosco è tagliato e la strada è fatta, il lavoro è finito, se non per la manutenzione.
Ultimamente ad Acri, provincia di Cosenza, nasce un movimento, un comitato che si sta opponendo né più né meno, come qui a Tagnana, come anche nelle prese calabre, come anche in altre situazioni, a questo strapotere culturale, perché si tratta di uno strapotere culturale che è basato solo ed esclusivamente sull'ignoranza dei fatti e soprattutto anche sul fatto che comunque ci abbiamo una fame di lavoro incredibile in questa terra. E nonostante noi possiamo opporci, possiamo andare sotto le pale eoliche a fare le manifestazioni, come nel nostro caso abbiamo raggiunto 600 persone in una passeggiata sulle preserve, un incontro importante, però poi alla fine chi lavora sulle questioni sono poche decine di persone su tutto il territorio del paese. Per cui la mia richiesta qui a Dagnana, penso di parlare anche per Libertà Calabria, è quella di cominciare a veicolare le notizie, veicolare per quanto è possibile attraverso le mail, attraverso le pagine social che ci stanno a disposizione, tutto quello che avviene, che succede all'interno dei nostri comuni. Riuscire ad attivare quelle pratiche quotidiane e buone che possono portarci forse a una unità di intenti su tutto il territorio regionale, non dimenticandoci che il Presidente Occhiuto rilascia sempre informazioni e interviste per attivare effettivamente questo hub energetico. Da Punta Alice, la punta estrema, una delle punte estreme della Calabria Ionica, fino a Guardavalle Marina, quindi qualche chilometro da qua, sono previste una serie di campi eolici a mare, offshore e inshore, entro le 12 miglia e oltre le 12 miglia. Alcuni dicono che siano molto più ecosostenibili rispetto agli impianti eolici a terra. Bisogna vedere poi che cosa succede a questa energia elettrica quando arriva a terra. Innanzitutto ci sono una serie di studi fatti anche da istituti indipendenti statunitensi che stanno da anni valutando anche l'impatto ambientale rispetto alla popolazione dei cetacei che gravitano nelle zone in cui ci stanno gli impianti galleggianti eolici. E si è notato che comunque ci stanno un'ecatomba di cetacei che sono dovute solo ed esclusivamente alle emissioni magnetiche che vengono a interferire con il sistema di navigazione dei cetacei. Nonostante queste aggressioni, noi continuiamo ad avere aggressioni da tutte le parti, aggressioni alle nostre marine con progettazione di impianti turistici portuali che sono solo ed esclusivamente delle grandissime bufale, perché abbiamo visto quello che è successo noi nel Catanzarese con Badolato, abbiamo visto quello che succede con Lanzarote. Sono delle opere che portano solo ed esclusivamente dei soldini, si tratta veramente di quattro briciole, però non hanno assolutamente una ricaduta occupazionale né tantomeno economica. Quindi il mio appello è quello di cercare di prendere i contatti tra di noi, di, se possibile, realizzare un coordinamento regionale in modo tale da poter fare un fronte unico piuttosto che lavorare a macchia di leopardo sul nostro territorio. Ringrazio tutti. Salendo, ho letto un segnale, miniere di lignito. È un minerale che si trova in Calabria e in Piemonte. In Piemonte ci sono 39 pale eoliche, in Calabria ci sono 624 pale eoliche. Riflettete un minuto, perché ognuno di voi deve sensibilizzare la propria intelligenza. Parliamo del Piemonte, dove c'è una regione ad avanzato stato industriale, dove c'è un bisogno elevato di energia. Abbiamo 39 pale eoliche. La Calabria, che è povera, ha 624 pale eoliche. Voi toccate con mano, ognuno di voi, la vostra intelligenza. La vostra intelligenza. Tocca con mano. Quello che è un progetto folle che serve solo
per chi ha avuto questa idea. Idea che è iniziata 15 anni addietro con la società dinamica e il comune di Agnana, in quel caso ha bloccato il progetto. Dopo 15 anni si ripropone. Svantaggi. Si parla di svantaggi visivi, svantaggi acustici, svantaggi amico. Qual è? Un'amministrazione opera per 5 anni, opera bene e opera male, lo sappiamo alla fine. Un'amministrazione che assume una visione di questo tipo, che ha una valenza perché va per 10 anni, per 20 anni, ha il dovere di coinvolgere la popolazione, perché Agnana è vostra, non è della Giunta. Agnana è dei cittadini. È decisione senza alcun criterio, perché nessuno dei cittadini di Agnana ha avvertito questo bisogno di energia eolica. A nessuno di dei cittadini di Agnana viene in mente che portiamo le pale eoliche ad Agnana, perché quando noi abbiamo effettuato le osservazioni abbiamo ravvisato la distinzione tra aree non idonee e aree sensibili o d'attenzione, che in ogni caso rivestono particolare interesse. Qualcuno ha detto che qui siamo in zona sì, Natura 2000, quindi è un progetto europeo che tende a salvaguardare e a creare un rapporto equilibrato ed armonico tra l'uomo e l'ambiente, e tra la donna e l'ambiente. Quindi arrivare ad Agnana, in un paese che questo è un momento importante per i cittadini di Agnana, perché devono riflettere sulla ricchezza che hanno. Noi dobbiamo, oggi siamo 20, 25, non è importanza, la prossima volta saremo 50. Se ognuno di noi si rende conto nelle proprie case, discute di un progetto che vi stravolge la vita, ma non vi riguarda. Perché quando voi salite e vedete quelle palle che girano, non è più il vostro paese, non è più il vostro territorio, non è più il nostro territorio, perché appartiene anche a noi. Ognuno di noi deve a un certo punto effettuare una riflessione e soprattutto coinvolgere persone che stasera non ci sono, capire l'importanza del momento, perché Agnana ha le miniere di lignite, ma Agnana ha delle sorgenti minerali, dovrebbero essere sfruttate le acque minerali, sono altri progetti che servono per questo paese, per valorizzare e per realizzare questo paese, e non un progetto folle che serve solamente a sfruttare di nuovo quella che è la nostra zona. Per cui io ti invito a un'opera di sensibilizzazione e ci rivedremo qui. Oggi le istituzioni non ci sono, ma le istituzioni non possono prendere decisioni sulla pelle dei cittadini di Agnana. Questo. Quindi io vi invito ad altri momenti di incontro. Proprio ieri sui giornali il Presidente del Consiglio regionale si vantava di avere, che il Consiglio aveva emanato una legge che tutelava l'ambiente, che tutelava le aree protette. Allora noi facciamo appello questa sera, anche se come si è detto non ci sono, se questa legge è una legge che vale anche per noi, che questo territorio venga adeguatamente tutelato e non svenduto a nessuno, assolutamente a nessuno. Adesso se c'è qualcun altro che vuole dire qualche cosa, però dobbiamo, prego, vieni, dobbiamo anche pensare a quello che sarà il momento successivo a questo primo incontro. Buonasera, io come Oreste che ha parlato prima faccio parte del Movimento Terra e Libertà, che è già un coordinamento di associazioni, è nato nelle serre ma ci sono associazioni di altre parti della Calabria, per esempio io vengo dalla Calabria meridionale estrema, da San Lorenzo e Condopuri. La necessità di essere
un gruppo di persone mobilitate che trascina le altre, perché questi che siamo qua evidentemente abbiamo la coscienza, cioè ci siamo resi conto delle cose che hanno detto tutte le persone che hanno parlato prima di me. E la questione dell'energia pulita non si pone perché è energia sporca. In questo momento gruppi di affaristi favoriti dal potere centrale stanno cavalcando l'onda verde per continuare a fare affari. Il bilancio ecologico degli impianti di energia cosiddetta rinnovabile è completamente negativo. Noi l'abbiamo visto nelle serre, ci sono stati inquinamenti delle falde acquifere, consumo di suolo che comporta la perdita di servizi ecosistemici. Noi ogni anno come comunità nazionale paghiamo 2 miliardi per il suolo che è stato consumato nell'ultimo lustro, negli ultimi 5 anni. E questi costi ricadono su tutta la collettività, mentre i vantaggi ce li hanno soltanto le società proponenti, che nello stesso tempo sono delle società impegnate nello sfruttamento del gas e del petrolio a livello internazionale, in Africa, nell'Artico. E noi abbiamo uno Stato nazionale che sta proteggendo gli affari con la compagnia assicurativa SACE, che ancora continuano ad andare nella direzione del fossile. Per cui è un grande raggiro. Non è vero che si sta facendo l'energia pulita. Si sta utilizzando quella terra meridionale che Gioacchino Criaco ha definito terra di servizio, una terra che è stata immiserita, spopolata, colonizzata e ora è destinata a occupare impianti invasivi e inquinanti, a meno che non ci mettiamo tutti insieme. Quindi è bello che una piccola parte della popolazione di questo comprensorio si assuma la responsabilità di affrontare il problema contingente, ma io direi che questa sera dovremmo uscire dall'assemblea con il coordinamento già realizzato, cioè con queste realtà che si sono mosse qui e confluiscono in una realtà più grande. E allora se si organizza qualcosa di pratico, di immediato, perché le amministrazioni non ci saranno mai, cioè saremo noi che dobbiamo riuscire a convincere le persone che ancora non si sono poste il problema. Le amministrazioni sono luogotenenti tutti del potere centrale. Dovremmo fare in modo che se adesso, prima che decidano i comuni di Mammola, di Siderno, di dare il loro parere, facciamo un presidio, un sit-in davanti al comune, chiediamo di essere ricevuti, cerchiamo di dare l'idea che c'è una mobilitazione. L'avvocato Calzone, che ci sta aiutando sul fronte legale in certe vertenze delle serre, ha scoperto tra le carte della regione che alcuni di questi proponenti dichiaravano apertamente in un documento che la Calabria è un territorio in cui questi progetti possono essere realizzati perché non c'è l'opposizione delle popolazioni. Quindi dobbiamo trovare delle forme efficaci di opposizione e non limitarci a guardare al nostro solo territorio, perché sennò non ce la facciamo. E a San Lorenzo Marina, a Condofuri, siamo riusciti a sventare la cementificazione del territorio, della costa, del territorio costiero, perché altre realtà già impegnate in altre vertenze si sono unite. Quindi abbiamo fatto un po' quello che stanno facendo in Francia i sollevamenti della terra. Ci sono tanti gruppi che si spostano da una parte all'altra e garantiscono ogni volta una forte presenza in ogni singola lotta. E speriamo allora di fare qualcosa di concreto stasera. Sicuramente l'iniziativa di stasera non resterà isolata, saranno prese delle decisioni anche di manifestazioni, un po' come diceva lui, dei presidi davanti ai comuni, ma soprattutto cerchiamo anche di sfruttare quelle che sono le possibilità legali di contrastare questo, perché sono state richieste una serie di autorizzazioni, allora noi dobbiamo cercare di contrastare che queste autorizzazioni vengano concesse. Come fare questa cosa? Ci organizzeremo anche con quelli che sono i nostri assistenti legali di queste associazioni e soprattutto anche in questo momento in cui ci siamo confrontati con queste realtà cui adesso si sono fatte avanti, ci dà la possibilità di unire le nostre forze e soprattutto di scambiare anche quelle che sono le esperienze e la possibilità di intervenire in tutti i posti dove è necessario intervenire. Diciamo velocemente, no? Adesso al di fuori che dite c'è da ridere, Angelo, no? Farei quello che diceva lui tra il rapporto tra paleoliche e Piemonte,
in Calabria è lo stesso tra Lombardia e Veneto, quindi ovunque ci sono meno sviluppo, cioè per assurdo scoprite che sviluppano di più l'energia solare fotovoltaica al nord di quanto sul sud. Sono dati che si trovano anche sull'ultimo, come dicevo, studio primario della regione. È chiaro che la prima cosa da fare è con il sistema comune, diciamo, piano gli anni, riguarda anche il governo, riguarda anche un altro. È chiaro che la prima cosa bisogna obbligare il sindaco a convocare un consiglio comunale, come minoranza ha fatto una richiesta, diranno di no, però non è scelto. Stesso ragionamento che dobbiamo fare a Salerno, quindi per questi gestiti. L'unica novità che sappiamo è che mi dicevano che la riunione di lunedì, la prima riunione è saltata perché non sono state le notifiche a tutti, quindi chiaramente è stata rinviata la proposta. Quindi già questo dato di fatto ci permette di restare un po' di più. È chiaro che la mia collega, noi siamo venuti qua, non perché come pensavo qualche sindaco volevamo invadere Agnano, il problema di Agnano è un problema anche di Salerno, no? È chiaro che se arriva qua abbiamo lo stesso identico problema che riguarda le bellezze di Salerno, no? Io mi ricordavo adesso la Vero. Guardate quando noi abbiamo l'impianto TMG nella zona del Novito, ma lì c'è una bellezza immensa che si vede Gerardo, si vede Agnana, ci sono tutti questi posti. E poi mi diceva qualcuno che ad Agnana anche la puzza dell'impianto di Salerno arriva ad Agnana, sono 6 km questo che tratta di me. E siamo andati per arrivare anche a Lombardia, ma anche a Salerno. E quindi di posto, attivarsi a lavorare, la capacità di capire che non siamo più finale soli, che dobbiamo chiuderci dentro noi stessi. Quindi su questa iniziativa, che secondo me è andata bene, non possiamo anche, poteva andare meglio. Partire sempre così, noi da anni che partiamo a Salerno per fare iniziative, ormai sono 7 anni che continuiamo per tempo, come è successo, appena veniamo uno ne arriva un altro, quindi anche ci siamo passati dalla fabbrica della puzza del 1980, poi c'è arrivato il SMP, poi abbiamo la sanità, non mi ricordo più, andiamo avanti giorno in giorno perché problemi, vogliono chiudere l'ospedale, questo si è brincato, no? Quindi noi ci troviamo costretti, e appena sembra che la cosa finisca ne rifatto una. E le cose vanno lungo. La cosa che bisogna fare è non si risolvono i problemi se non si ha la forza di essere, di resistere più degli altri. La cosa su cui normalmente vincono è perché ci portano chiaramente alla stanchezza. Succede che la burocrazia ti fa impazzire. No? Noi ultimamente in qualche modo abbiamo anche, diciamo così, rallentato il campo di campo. Al momento di un collegamento, di collegamento delle sostanze che devono arrivare a sede, al momento sono rimasti quelli. Non è poco. Vedremo adesso quando le cose. Anche su questo, come si diceva, proviamo a spingere, nel senso che secondo me la questione dal punto di vista dei residui, diciamo, millenari che abbiamo lì è secondo me di rimetto. Non lo raccontiamo noi, lo sanno all'architettura lì, alla sovrintendenza, è un dato di fatto, si può aiutare. Questo è uno dei punti di rimetto. Su questo noi abbiamo cercato di insistere, poi ci sono i venti, ci sono gli uccelli, c'è l'ambiente, ci sono le belle passeggere che possono fare, si possono creare anche dei luoghi di ristoro, c'è di tutto che si può fare in questa zona. Quindi noi la prima incontro che faremo è vederci in cose di provare a ragionare con più calma sulla nuova manifestazione, perché altro noi abbiamo bisogno di confrontarci. Cioè, guardate, l'aspetto di oggi, il fatto che andiamo qui ci scherzo, a noi ci ha fatto un piacere, siamo più vicini, chiusi in una stanza, ci abbiamo visto di meno, no? Quindi noi, salvo il fatto che qualcuno ha chiesto per la tale, io non so, cioè mi diceva qualcuno, ma a Ragnana riunioni si fanno da anni, oh, solamente giovedì, ma non faccio battuta, non voglio pensare male, se mi chiedo, no? Si spera che l'abbiano fatto, è un problema reale, non è un'accusa di nessuno. Ci siamo visti qua, ci hanno visto le persone, la giornata è bellissima, una serata così non abbiamo. Bellissimo, abbiamo anche le vostre alloggio che come hanno visto, siamo persone normalissime che ormai da anni ci conosco, lo dico da anni, non abbiamo mai assaltato nessuno, noi abbiamo confrontato il nostro problema e avere rapporti con i cittadini, è quello che ci aiuta, noi dobbiamo riuscire a coinvolgere sempre più persone.
Assidendo vedremo di ragionarci, eventualmente possiamo poi un'altra farla assidendo, vediamo di ragionarci insieme. Quindi speriamo di avere più tempo. Quindi ognuno di noi quindi insiste sui comuni che siano contrari. Io spero che Tagliana non abbia deciso, sì, però farli confrontare con i cittadini del Consiglio Comunale devono farlo, come deve farlo Citerno, come dovrebbe farlo anche Marco. Quindi noi dobbiamo essere nel nostro comune anche un incontro su questi. Se ci sono altre proposte va benissimo, non so, oltre chiaramente il coordinamento con le varie realtà regionali, a me mi sembra, l'ha detto anche Arturo, quindi okay. Se non ci sono interventi. Volevo sì, come sai. Stavo allungando perché aspettavo. Buonasera, no, sono Michele Trucati, faccio parte del Comitato Una Ponte e sia Valentino che Oreste che hanno parlato prima, con quali ci interfacciamo quasi ogni giorno per queste problematiche, hanno anticipato, hanno detto quello che in realtà volevo dire io, che diciamo sempre quando andiamo a dare sensibilità a queste realtà. Però il tuo ultimo intervento mi ha acceso la lampadina, tu hai parlato un po' degli impianti fotovoltaici. Io dico che dobbiamo stare attenti anche lì. Sì, sì, no, io non sono contro il fotovoltaico. Io vengo, no, ma no, no, non sul. Bisogna stare attenti, io vengo da un territorio non lontano da qui, sopra Laureano di Forrello, la facciata di Pamprizza che guarda il versante terrenico, partirà un impianto fotovoltaico su terreni agricoli di 200 ettari. Io parlavo di. No, il fotovoltaico sui tetti facciamolo, sui zone industriali, che ben venga. Però no, dobbiamo stare attenti perché ci sono questi colonizzatori, in questo caso qua è una multinazionale spagnola che è arrivata lì, è partito con un progetto di 40 ettari, coinvolgendo i comuni di Galato, Laureano e Santa di Carità. Poi quello che diceva Valentino prima, hanno visto che la popolazione, i sindaci, hanno consentito il progetto, è partito il secondo progetto, San Pietro al 2, hanno fatto altri 140 ettari, quindi sono 200 campi sportivi che verranno fatti su un altro piano fertilissimo dove i contadini hanno resistito, fino ancora ci sono i veri contadini resistenti che stanno aspettando la famosa acqua della diga Metamo. Quindi volevo solo accendere la lampadina in questo, stiamo attenti in questo. Poi in specifico due cose che ho un po' anticipato Oreste prima, dobbiamo stare attenti anche con le parole. Io ho visto la locandina che avete fatto voi, no? E lì siamo caduti nel loro tranello perché abbiamo chiamato parco eolico un impianto di pale che girano col vento, non ha niente a che vedere col parco eolico. Lo stesso impianto che verrà fatto di pannelli solari, sapete come l'hanno chiamato? Agropastorale, perché sotto vanno le pecore, che non esistono più le pecore in quel territorio. Quindi anche in questo questi signori sono molto bravi, perché poi queste notizie arrivano a casa, quando si sente parlare di parco dice ah, però è una cosa bella, perché il parco è una parola bella, ma niente a che vedere. Quindi il mio intervento voleva solo dare queste precisazioni. Poi per il rimanente, sì, l'altra cosa, ecco, il problema non è Agnana, non è, il problema è tutta la Calabria, noi non ci saranno queste paleoliche. Non perché qua ci sono le Dolomiti, c'è l'acqua, c'è in qualsiasi altro territorio, ci sono delle bellezze e delle criticità, però le pale eoliche a noi non ci servono, noi produciamo tre volte più l'energia che consumiamo in Calabria, quindi dobbiamo essere unite, dobbiamo cercare di fare un'opera di, come diceva Valentino prima, di sensibilizzazione della popolazione, perché la popolazione ormai è, passatemi il termine, rincoglionita da quello che gira in televisione, da quello che gira sui social. Mi sono presentato come comitato Una Ponte. I primi soldi finanziati per il ponte, sapete quali sono stati? Sono stati 7 milioni di euro per la comunicazione. Se voi aprite un qualsiasi social, la mattina vi arriva questa immagine bellissima di questo ponte che non verrà mai costruito, perché tecnicamente ancora non c'è un progetto esecutivo, però la gente viene bombardata da queste immagini, quindi il mio è solo un stare attento a queste cose. Grazie. Vabbè, ci sentiamo, i collegamenti ci sono, vediamo, no, non c'è niente, no, la pubblicità è comparsa l'altro giorno del progetto che fanno a Catanzarese sulla CNews, si chiama chiaramente una pagina intera della società, che è del Parco di Retano.
che è bellissimo che loro lavorano per noi, è una città che lavorava nel settore a livello internazionale 3 giorni fa, che paventavano questi miracoli che faranno per la Calabria. Quindi gioco anche su questo, come diceva prima. Buona serata, speriamo di vederci con più calma e di ragionare insieme.